Gioia di fine stagione. L'ultima giornata di campionato ha consegnato i 3 punti alla Lorenzana di Giovanni Cafarelli contro l'Atletico Pomarico, grazie al bis personale di Rocco Biancone intervallato dall'acuto di Carmine Grassetto. È stata però la formazione ospite di mister Rocco Cetera a sbloccare il risultato, nonostante le assenze forzate dei bomber Leonardo Perillo e Walter Scavone. Al quarto d'ora, Matteo Musillo dalla destra scambia con Claudio Molinari, che controlla la sfera e con una perfetta girata in area batte Savignano Nigro. Il Laurenzana ribalta immediatamente la situazione. Al 16° minuto, Rocco Biancone spreca incredibilmente l'ottimo assist di Maurizio Troccoli. Lo stesso Rocco Biancone si rifarà con gli interessi bucando la porta ospite per ben 2 volte. Al 26° minuto raccoglie un perfetto lancio di Rocco Ferrari e supera Rocco Cetera in uscita con una palombella deliziosa. Dopo l'1-1 Rocco Biancone è inarrestabile. Aggira Rocco Cetera, ma è costretto a defilarsi sulla destra. Poi alza la sfera per la deviazione aerea di Rocco Pavese al 30° minuto. Se sei, ti spingo. Al 40° minuto il calcio piazzato dall'alto destra di Maurizio Troccoli e preda di un liberissimo Carmine Grazzalini per il tocco vincente del 2-1, complice una deviazione. Ad inizio ripresa nell'Atletico Pomarico entrano Michele Mancino ed Alessio Di Pesca. È proprio quest'ultimo a sfiorare 2-2 su punizione. Ma Savignano Nigro e la traversa salvano il risultato all'8° minuto. Francesco Zito scatta sul filo dell'offside alla ricerca del tris laurenzanese. L'assist di Maurizio Troccoli. Sulla linea di porta però trova un insuperabile Antonio Calabrese che sventa in angolo al 10° minuto. Dal successivo tiro dalla bandierina, Rocco Biancone colpisce in testa. Michele Mancino è poco reattivo tra i pali e la palla si insacca all'incrocio all'11° minuto. Poi più nulla di rilevante fino al recupero. Tiro alto di Giovanni Triligno. Da segnalare la standing ovation per il portiere Rocco Renni della Laurenzana, un idolo calcistico da queste parti. Un passo per il fatto.